Mister Fabio Conti, Real Casale con l'Aquila, unica imbattuta finora in C2, così era stato nella prima fase, lo stesso dopo le prime due giornate della pole promozione. Pensando a questa seconda e decisiva fase, si può parlare di un nuovo campionato rispetto alla prima stagione? Sì, assolutamente sì, è un nuovo campionato e sicuramente si vede che il livello si è alzato rispetto, diciamo, al primo girone. È un bel campionato, sinceramente le squadre sono tutte ben organizzate, speriamo di fare bene. A proposito di squadre ben organizzate, però, se il Real Casale nelle prime giornate della stagione poteva essere etichettato come sorpresa, ora è una realtà. Dove volete arrivare? Sì, sicuramente la sorpresa è stata anche per noi. Pensavamo di fare bene, ma non di qualificarci come primi, tra l'altro imbattuti. L'obiettivo attualmente è i playoff, non è vincere il campionato. Poi ai playoff, se ci rientriamo, vedremo cosa succederà. Con il Futsal Vasto oramai è una sfida che si ripete neanche dopo qualche mese, dopo qualche settimana. Sabato pomeriggio tornerete a Vasto, precedentemente già tre incontri, una vittoria, un pareggio e la sconfitta in Coppa Italia. Siete due squadre che vi conoscete benissimo. Alla lunga, visto che vi sfiderete sicuramente nel ritorno, questo conoscersi è un vantaggio o rischia di trasformarsi in svantaggio? Ma io penso che comunque per entrambe le squadre sia un vantaggio, perché comunque ci si inizia a conoscere meglio, inizia a conoscere meglio alcuni giocatori, il modo di giocare. Certo, poi c'è sempre l'effetto sorpresa sia da una parte che dall'altra. Si prepara la partita e vedremo, sicuramente è stimolante. A Casalbordino in estate hanno deciso di puntare su tanti vastesi in campo e anche in panchina. Mister Conti, come si sta trovando nell'ambiente giallorosso? Allora, è un ambiente in cui mi trovo davvero bene. Ho conosciuto questa nuova dirigenza, in particolare il presidente Giulio D'Amario, la vicepresidentessa Chiara Di Paolo, che è un giovane ma molto appassionata, ci mette tanto impegno. I ragazzi sono bravissimi, sotto il punto di vista comportamentale si impegnano tanto, si rispettano, c'è divertimento perché quello ci deve essere alla fine. E in più stiamo avendo le soddisfazioni perché, come è sotto gli occhi di tutti, stiamo avendo dei buoni risultati. Speriamo di continuare su questa strada. Il tuo collega e amico, ma che sabato sarà per l'ennesima volta in stagione avversario, mister Porfirio, ha lanciato un appello nella sua intervista dicendo che il derby di sabato dovrà essere uno spot per lo sport locale sia dentro che fuori dal campo. Sposi appieno le sue parole? Assolutamente sì, entrambe le tifoserie devono tifare la propria squadra, assolutamente, nel rispetto reciproco delle persone, dei giocatori. Ci sono stati degli episodi di tensione, è normale, però l'importante è che le cose poi finiscono lì e non si porta ad una esasperazione, perché comunque è una partita in cui ci si deve divertire. Nessuno lo fa per lavoro che viene pagato.